È un progetto che nasce da un tempo, stiamo lavorando appunto a questa iniziativa da quasi 2 anni e l'idea è nata proprio considerando l'importanza della collezione della Cassa di Risparmio di Tortona, che è una pinacoteca che si chiama Il Visionismo, che raccoglie il numero di dipinti di visionisti e soprattutto il numero di pellicce da Volpego più grandi che ci sia nel numero e anche con qualità. Chiunque abbia studiato un po' il pittore di visionisti e Pellizza e poi conosca la gamma, si è sicuramente reso conto di come alcuni quadri che sono in Pinacoteca Tortona richiamano con una forza, proprio con un'evidenza incredibile, opere che invece sono la gamma. Cioè ci sono delle opere che parlano tra di loro, succede no, molto spesso nei diversi musei, che uno dice ma perché non le vediamo insieme ogni tanto queste opere, facciamole dialogare. Quindi l'idea è stata quella di far vedere vicini dei quadri solitamente sono conservati in una Tortona e l'altro la gamma, ma non solo. Abbiamo anche riflettuto sul fatto che per i 20 anni della creazione della Pinacoteca di Tortona era forse necessario dare uno slancio a questa raccolta che ha più di 120 quadri di visionisti molto importanti e dare una visibilità anche esterna rispetto al territorio tortonese.